Siamo qui nella zona ovest di Londra dove vive l'artista italiano Giuseppe Lo Schiavo. È scomparso la settimana scorsa. I suoi collaboratori e amici hanno provato più volte a mettersi in contatto con lo Schiavo, ma il telefono cellulare sembra essere disconnesso. L'artista è conosciuto per le sue opere fotografiche sperimentali, dalle prime opere di ispirazione fiamminga e surrealista alle ultime foto dove utilizza la coperta termica. Scotland Yard a questo punto ha dichiarato che il cellulare dell'artista, prima di disconnettersi, si è collegato alle celle telefoniche di una zona a ovest questa città vicino al fiume Tamigi chi lo conosce bene dice che negli ultimi tempi lo schiavo era diventato silenzioso a causa di una mancanza di ispirazione Credo di aver molto da dire, ma ho perso le parole. Queste sono le sue parole, le parole dell'artista, pochi giorni prima della sua scomparsa. Qui a Londra, intanto, le persone sono scese in strada come segno di solidarietà per l'artista italiano a scomparso. Chiedono chiarezza su quello che sembrerebbe a tutti gli effetti essere un giallo, soprattutto dopo il ritrovamento di un biglietto nel suo studio: con scritto 22 settembre, museo Marca Catanzaro. Un indizio. Da Londra è tutto.